Соединенные Штаты Америки. Alla Cup of Russia è il momento della coppia statunitense Amanda Ivora e Mark Ludwig. Loro gareggiano insieme dal 2002. Hanno ottenuto un quinto posto alla Cup of China e qui a Mosca, dopo lo short program, sono quarti con il punteggio di 52 e 58. Nessun Dorma hanno scelto per la loro free dance. Una bellissima musica, vediamo se saranno all'altezza di quanto hanno scelto.
sicuramente hanno scelto un pezzo davvero importante, una musica intensa per questo loro programma libero. Cosa te ne è sembrato, Anna? Devo dire davvero una bella prestazione per questi ragazzi, non perfetta proprio in tutti gli elementi, ma davvero egregia per alcune novità che hanno saputo portare al loro programma, elementi particolari. Per esempio hanno avuto una bellissima entrata per la loro trottola in coppia, hanno avuto una partenza da una posizione molto bassa per Mark nell'ultimo sollevamento. Potete immaginare come questo aumenti la fatica di sollevare comunque una ragazza che ha un peso medio, diciamo, su 50 kg, doverla caricare a 2 metri di altezza partendo da uno squat. Insomma, la cosa si fa sicuramente più difficile. Ecco, allora facci vedere proprio nei particolari. Certo, sono partiti molto decisi, mi è piaciuta molto l'energia che avevano durante il programma. L'interpretazione della Tosca del Nessun Dorma forse non è stata proprio, ecco, questo per esempio un errore però abbastanza grave, la caduta nel side by side. Anche questo arrivo è stato un po' stentato, ma hanno saputo tener duro. L'interpretazione del Nessun Dorma forse non proprio con una storia lirica come l'avremmo voluta, però devo dire che io l'ho trovata abbastanza gradevole da vedere. Sì, una bella coppia sicuramente, poi lui molto anche carismatico, hai visto anche alla fine dell'esercizio ha chiesto proprio l'applauso del pubblico, cioè sì. Era contento, no? Questa sequenza di salti portata a termine correttamente e questo l'altro lanciato. In entrambi i lanciati lei era un po' avanti, ecco, questo invece è un sollevamento molto interessante, come vedete lasceranno andare anche l'altra mano e faranno anche una porzione di questo sollevamento in una posizione statica, lui alza il piede e questo ha riscosso applausi nella pista di Mosca. Ma sicuramente sì, una bella coppia, una coppia comunque matura, lei ha 26 anni, lui 30 anni, poi appunto tanti anni anche di affiatamento, sicuramente diversa dalla coppia che poi andremo a seguire, la coppia russa, Gerbert-Embert, che addirittura patina insieme solamente da 6 mesi, quindi davvero coppie differenti, stiamo guardando in questa finale. Intanto da Franca Bianconi riceviamo appunto il commento di essere comunque contenti per la prova di Stefania Bertone Ondra Otarecht, e veramente dice siamo contenti anche perché hanno sentito tanto sostegno per questo tentativo importante che è stato fatto. Ed ecco il punteggio 110-27 per loro, il miglior punteggio della stagione, con 57-62 per il tecnico Elements, 53-65 per la presentation score, un punto di detrazione, e con 162-85 si portano al comando della classifica per quanto riguarda le coppie di artistico. E quindi c'è grande festeggiamento ovviamente al Kiss and Cry per la coppia statunitense.